oggi ci avventureremo nella Pinacoteca, cioè la sezione che accoglie tutti i dipinti del Museo di Crema. Nel nostro museo sono custodite moltissime opere. In particolare io ve ne voglio mostrare alcune un po' speciali. E sono sicura che se qualcuno di voi è venuto in museo almeno una volta, si sarà fermato per vedere queste opere. E chi invece non le ha mai viste, sicuramente rimarrà un po' curioso. Sono 14 quadri che rappresentano degli scheletri, un po' da film dell'orrore, ma in realtà rappresentano tutte le persone che si potevano incontrare nella città del passato e le si possono riconoscere dai loro vestiti e da qualche oggetto che hanno con sé. Proviamo a riconoscerli insieme. Questo è l'artigiano. Infatti ai suoi piedi si possono vedere tutti gli strumenti che servivano per il suo lavoro, tra cui avrete sicuramente scovato un vaso, un paio di forbici che sbucano dal vestito, un martello e molti altri oggetti. Incontriamo poi il mercante, che ci mostra i tessuti che vuole vendere. Questo è il povero, e sicuramente l'avrete riconosciuto per i vestiti rovinati e addirittura un po' strappati. Quest'uomo, tutto vestito di rosso, è il dottore. Ancora abbiamo un signore con gli abiti molto eleganti. Questo è il cavaliere. Inoltre avrai notato che tiene in mano un bastone, ma soprattutto da sotto l'abito sbuca l'impugnatura della spada. Troviamo anche la dama col suo bambino. Anche lei la riconosciamo per i vestiti eleganti e per tutti i gioielli che indossa. Guarda un po', ha una collana, dei braccialetti e gli orecchini di perla. Ora incontreremo tutti gli uomini che avevano il potere nelle città dell'antichità. Ecco a voi il senatore, con un lungo abito rosso e in mano il bastone del potere. Poi incontriamo il re, con la corona e lo scettro ovviamente. Questo è il doge, era la persona più importante che governava la città di Crema in quel periodo. Anche lui tiene uno scettro e indossa una specie di corona, ma lo si riconosce dal re perché sopra la corona c'era una specie di cappello a forma di corno. E l'ultimo politico è l'imperatore, che si distingue dai due signori precedenti perché sulle spalle indossa una pelliccia di ermellino. Quest'uomo, vestito completamente di nero con un colletto bianco, era il sacerdote. Poi abbiamo il vescovo con la mitria, cioè il cappello tipico del vescovo. Il cardinale, vestito completamente di rosso, con tanto di cappello anch'esso rosso. Ed ecco l'ultimo, il papa. Un po' diverso da come siete abituati a vederlo oggi, ma all'epoca il papa si vestiva proprio così. Molti di loro in testa hanno una parrucca bianca, come andava di moda in quel periodo. Tutte queste opere servivano per celebrare i defunti e si trovavano nella chiesa di San Bernardino a Crema. Chi li osservava poteva facilmente riconoscere tutte le persone che facevano parte della società di quel periodo.